Buonasera a tutti, ho ritenuto di fare questo videomessaggio perché è giunto il momento di riprendere una comunicazione che abbia una certa cadenza, perché dopo un periodo piuttosto sereno che abbiamo vissuto dopo il lockdown di marzo-aprile e di una parte del mese di maggio, abbiamo vissuto una stagione abbastanza serena, non possiamo negarlo, anzi qui a Mesagne c'è stata veramente un'estate molto bella, un'estate piena di vitalità, vitalità che non ha prodotto nessun incremento dal punto di vista del contagio, quindi dobbiamo un po' contraddire chi pensa che gli attuali contagi siano frutto di un'estate sbagliata. Non è così. Quei contagi sono frutto di altri fattori. Si tratta di contagi dovuti alle partenze all'estero, agli arrivi e quindi dovuti a una mobilità che c'è stata in quel periodo e soprattutto poi dal fatto che, come era previsto, in questa stagione il virus tende a diffondersi maggiormente. Ora i dati per la prima volta possiamo dire sono veramente piuttosto preoccupanti. I dati di oggi del numero dei contagi in Italia ci dicono che in un solo giorno, quindi oggi, abbiamo 26.831 persone positive al Covid-19 in più rispetto a ieri. Certo, questo è un dato profondamente condizionato da una capacità di lavorazione di tamponi, cioè si fanno molti più esami rispetto a prima, almeno 10 volte più di prima. Infatti oggi hanno lavorato circa 200.000 tamponi, per cui perché emergono tante persone positive? Perché si fanno tantissimi tamponi e questo serve per limitare il più possibile la possibilità di contagio, perché queste persone vengono individuate ed isolate, per cui il fatto che i numeri siano così alti è sì preoccupante da una parte, ma è dovuto al fatto che si sta facendo una prevenzione importantissima in Italia. Credo che l'Italia sia tra i paesi che stanno lavorando meglio in assoluto su questo versante. I morti di oggi sono stati in Italia 217, quindi comincia a crescere anche questo numero, che è indicativo di quanto si stia diffondendo il virus, e soprattutto la presenza di ricoverati in ospedali ci dice che la situazione purtroppo sta peggiorando di giorno in giorno. Quindi questa, diciamo, è la consapevolezza che sta maturando in Italia. In Puglia le cose non vanno affatto meglio, diciamocelo, perché i nuovi contagi nella giornata di oggi sono 716, che porta al numero dei contagiati dall'inizio di questa seconda ondata a 10.000 in Puglia. E sapete bene che noi non abbiamo ancora ovviamente le strutture sanitarie che hanno nel nord Italia o in altri posti d'Europa, e questa situazione sta diventando critica. Anzi, potremmo dire che negli ultimi 3 giorni si sono quasi riempiti tutti i nostri ospedali. Quindi una situazione veramente che comincia a destare qualche preoccupazione. A Mesagne dall'inizio di questa nuova ondata abbiamo 9 casi, di cui 7 attualmente positivi, 2 sono già guariti, e quindi insomma, è una situazione ancora sostanzialmente sotto controllo, ma è evidente che diciamo, ancora molto lavoro di indagine va fatta, c'è un trend in crescita, quindi anche Mesagne, ve lo preannuncio ovviamente con onestà intellettuale, avrà dei numeri sempre più alti rispetto a quelli che vediamo. Sento il dovere di comunicarvi i contenuti dell'ultimo DPCM nella parte, diciamo,
quella che diciamo più evidente è quella che riguarda un po' più la vita dei nostri concittadini. Immagino che già ne siate coscienti, consapevoli, però è bene che io faccia un breve ripasso, fermo restando che ho percezione che a breve avremo altre iniziative del governo che probabilmente modificheranno anche questi contenuti. Sapete perfettamente che le attività di bar, ristorazione, pasticcerie potrà tenersi solo dalle 5 del mattino alle 18, dalle 18 in poi potranno continuarsi a tenere queste attività, ma soltanto con la modalità di asporto e di consegna a domicilio, cioè nessuno potrà mai più consumare fino al 24 novembre all'interno dei bar, dei ristoranti o delle pizzerie, delle pasticcerie, insomma nei locali in cui si fa normalmente somministrazione, non si può più consumare dentro, si può portare via a casa oppure si può far portare a domicilio appunto il cibo, insomma, e le vivande. E quindi una categoria profondamente colpita, perché qui da noi ovviamente le abitudini del posto diciamo riempiono generalmente questi locali, in particolar modo la sera, cioè avviene proprio un fenomeno opposto di ciò che avviene magari nei paesi dove si va al ristorante a mezzogiorno per motivi di lavoro o per motivi appunto legati alle attività in generale. Qui si va la sera generalmente, quindi un colpo importantissimo alle attività. Io ho partecipato l'altra sera ad un'iniziativa che hanno tenuto in maniera civilissima i nostri operatori appunto di questo mondo, insomma, più ampio, non solo quella della ristorazione, ma ci riferiamo anche a coloro che gestiscono palestre, che non potranno più accogliere nessuno all'interno delle proprie palestre, o chi ha le scuole di ballo. Qui addirittura sono state chiuse le attività. Si tratta di persone che vivono di questo lavoro e che sono in difficoltà assolute, hanno voluto manifestare questo loro disagio. Io ho partecipato alla manifestazione e ho portato la mia solidarietà a queste persone, ovviamente non mettendo in discussione le scelte del governo, che avrà avuto probabilmente le sue ragioni per chiudere l'attività, però non è possibile poi non ristorare in maniera adeguata queste persone. Qui si tratta di lavoratori che purtroppo non potranno svolgere le loro funzioni, non potranno guadagnarsi il pane, ed è un fatto veramente drammatico per queste persone. E il governo deve agire prontamente, pare che lo stia facendo, non so se in maniera adeguata o non adeguata, questo lo verificheremo, però noi siamo a fianco a queste persone e continueremo a fare pressione affinché a loro venga riconosciuto ciò che gli spetta. Le università vivranno un profondo disagio. L'altra sera giustamente uno studente universitario mi disse: sindaco, parlate di tutto tranne che delle università. Io oggi mi sento di esprimere la mia profonda solidarietà per tutti gli studenti che hanno a questo punto, diciamo, grosse difficoltà a seguire il loro percorso di studi per via appunto degli effetti del decreto, e quindi insomma speriamo che possa passare quanto prima. Oltre al DPCM, poi la novità di ieri è che in Puglia, per decisioni del governo regionale, supportato dalla richiesta dei pediatri di base e dalle valutazioni che hanno fatto i diversi dipartimenti di prevenzione regionali, ha pensato di chiudere le scuole di ogni ordine e grado a partire domani sino al 24 novembre. Lo ha deciso la Regione. Noi non possiamo che, diciamo, prenderne atto, possiamo condividere o non condividere, anzi prevale questo sentimento di non condivisione da parte dei nostri concittadini. Io me ne accorgo perché da sindaco presente sul territorio sento questa lamentela, che è fortissima, perché giustamente i genitori temono per il futuro dei propri figli, temono che la didattica a distanza possa penalizzare profondamente questi nostri giovani, e lo temo anch'io da genitore ovviamente, perché la scuola non è soltanto didattica, è anche interazione, rapporti umani, costruzione di dinamiche tra persone, quindi processi comunicativi, processi legati alla crescita morale, alla conoscenza anche del confronto, alla capacità di sviluppare il confronto, di stare insieme, di fare sintesi, di sviluppare la solidarietà. Ci sono tanti sentimenti che
crescono durante il rapporto tra i nostri ragazzi, cose che invece la didattica a distanza non potrà ovviamente permettere. Quindi la preoccupazione è fortissima ed è anche nostra, però il sindaco ovviamente, oltre a manifestare questa preoccupazione al governatore della regione, non ha poteri, non può imporre la riapertura delle scuole, quindi chi me lo chiede lo fa probabilmente come un grido di disperazione, ma il sindaco non ha questo potere. Possiamo sollecitare affinché in tempi rapidi possa riaprire, ovviamente compatibilmente con la salute di tutti, e quindi le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori dovranno adattarsi a questa ordinanza della Regione Puglia, e da questo punto di vista però noi come amministrazione stiamo provando a fare il nostro dovere dando una mano alle scuole. Stiamo per potenziare la rete internet, lo faremo in pochi giorni, e abbiamo già in animo di proseguire con le attività che comunque noi abbiamo svolto. Le mense rimarranno aperte perché questa modalità a distanza non riguarderà alcune categorie di studenti, cioè coloro che hanno un problema di disabilità dovranno e potranno frequentare anche le scuole elementari, medie, inferiori e medie superiori, e anche coloro che hanno dei disagi sociali, così recita l'ordinanza regionale. Chi non ha la possibilità di avere in tempi rapidi internet in casa o strumenti informatici comunque potrà frequentare la scuola. Quindi noi ci stiamo facendo trovare pronti, l'auspicio è che questa fase possa terminare quanto prima, e l'augurio è che tutti i nostri concittadini comprendano che la fase che stiamo vivendo ora non è più quella di qualche settimana fa. Il contagio ormai cresce in maniera importante e quindi dobbiamo tornare a modificare le nostre abitudini. O meglio, io non le ho mai modificate perché ho continuato ad usare le regole che ci sono state sempre dettate, mi riferisco a quella dell'igiene delle mani, a quella della mascherina che adesso va usata sempre, ovviamente, e quello del distanziamento sociale. Continuate o riprendete in maniera puntuale queste regole e soprattutto fate in modo che, visto che i ragazzi non vanno a scuola, non andranno a scuola nei prossimi giorni, che insomma vigilate un po' su questi ragazzi affinché non ci siano gli assembramenti che stiamo notando in giro. Oggi non è più il momento. Noi chiediamo ai genitori, alle famiglie, ad ognuno di voi di intervenire affinché la distanza sociale torni ad essere una abitudine assolutamente puntuale, cioè non dobbiamo distrarci, non è più questo il momento. Ci sentiremo con una certa frequenza, ancora non c'è nessuna necessità di sentirci ogni sera, però spesso mi farò vivo per aggiornarvi anche rispetto alle novità che potranno intervenire nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Grazie, buonasera a tutti.